avete fatto un augurio speciale, insomma, oggi a queste famiglie. Per voi è, come ricordava il direttore generale, non un momento di vacanza, ma un momento proprio di super lavoro, no? Sì, un momento di lavoro, ora, senza esagerare, senza super, però insomma ci diamo da fare in questo momento, i bambini da curare ce ne sono, magari non tutti hanno grandi patologie, qualcuno sì, e insomma tutti i colleghi della pediatria, le giovani dottoresse, i medici anche più attempati in questo momento hanno che fare, insomma. Niente, cerchiamo di fare del nostro meglio, tirare avanti questo reparto che Giorgio D'Ascola ci ha lasciato veramente in condizioni splendide. Io non so se è un reparto di eccellenza oppure no, però è un buon reparto, dove si lavora bene si lavora volentieri e soprattutto in armonia e con una collaborazione piena da parte di tutti i colleghi, le colleghe, giovani, meno giovani, quant'altro. Che ti devo dire, Greta? Io sono contento così, penso anche loro, e facciamo del nostro meglio. Ecco, le famiglie, insomma, la reazione delle famiglie anche a questo clima sicuramente più sereno, più familiare che c'è in questo reparto rispetto, ovviamente, come è normale che sia, agli altri reparti del San Donato. Ecco, la risposta delle famiglie in questo senso qual è? La risposta delle famiglie è generalmente positiva, anche perché noi tentiamo di instaurare con la famiglia un rapporto di fiducia e di serenità, quindi anche con il bambino instauriamo un rapporto di confidenza che sicuramente ci permette di raggiungere l'obiettivo del trattamento terapeutico con più facilità. Siamo in un periodo molto particolare, l'inverno, no? I virus si diffondono in maniera assolutamente prepotente, quindi chiedo alle altre due dottoresse un paio di consigli per le famiglie che sono all'ascolto, poi magari me li prendo anch'io perché ho due bimbi, per evitare, insomma, di contrarre, insomma, queste malattie. Ma consigli particolari, insomma, non ce ne sono, quelli i soliti, insomma, anche i vecchi consigli della nonna vanno bene, nel senso che comunque il bambino va trattato solitamente in maniera più normale possibile, non vestirlo troppo, non coprirlo troppo, perché ovviamente poi magari suda e si ammala, e ovviamente soprattutto per i più piccoli non tenerlo a contatto con persone malate, perché come abbiamo visto anche qui la patologia che è più, diciamo, comune ora è la bronchiolite, che per un adulto è una normale infezione delle vie respiratorie, per il bambino più piccolo può essere più importante e richiedere quindi delle cure più impegnative. Quindi ecco, tenerli il più possibile al riparo dalle infezioni respiratorie. Ecco, poi secondo me anche un altro consiglio, questo lo dico proprio anche da mamma, è giusto che soprattutto in tenera età spaventarsi per una febbre, per una patologia, però magari anche recarsi al pronto soccorso quando non ci sono le condizioni per, si rischia di portare il bimbo e magari farlo ammalare di qualcos'altro, no? Quindi un piccolo appello anche in questo senso. Sì, questo senza dubbio, perché appunto il pronto soccorso dovrebbe essere inteso come un posto dove ci si viene quando effettivamente c'è un'urgenza da trattare, quindi il portare un bimbo al pronto soccorso che effettivamente non ne ha necessità non è tanto un problema per i sanitari quanto può essere un problema per il piccolo, perché viene a contatto invece con bambini che hanno delle reali malattie di cui appunto può infettarsi poi.